165 studenti di 59 scuole superiori del Piemonte, vincitori dell'annuale concorso Diventiamo cittadini europei, sono stati premiati nell'aula del Consiglio regionale dal presidente Valerio Cattaneo e dal delegato alla Consulta europea Fabrizio Comba. Erano presenti i professori che hanno tenuto le conferenze preparatorie. Il premio consiste in un viaggio nelle principali sedi istituzionali dell'Unione Europea. Questo concorso è stato fondamentale per tutti noi perché ci ha aiutato a capire che l'Europa è nella vita quotidiana di tutti noi ed è un futuro imprescindibile. Noi non possiamo fare a meno dell'Europa, assolutamente, e dobbiamo renderci conto di quanto l'Europa entra nella nostra quotidianità, perché noi non la vediamo ma c'è e noi grazie a questo concorso ce ne siamo accorti. Un'occasione meravigliosa per dare ai ragazzi una apertura più grande sul mondo, una cosa che per me dura da 12 anni ed è straordinario perché i ragazzi hanno fatto amicizie, alcuni si sono fidanzati, altri sono andati addirittura a lavorare. È un'occasione straordinaria che la regione ci offre, io spero che continui sempre ed è anche molto molto accettata dai ragazzi, dal preside, dalla scuola ed è per me un onore aver partecipato e aver vinto ogni anno.